in diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy, la radio a pezzi. Passiamo adesso alla questa momenti seri perché ci sono sempre questi avvistamenti strani di oggetti non identificati. Eccoci qua. O di alieni, come si può dire. Ecco, sta squillando il telefono già da un 10 squilli, noi vi facciamo sentire sempre gli ultimi 4. Pronto, chi è? Buonasera a tutti. Antonio Fiumento, buonasera. Sì. Detto frumento per noi, ok? Sì. Buonasera. Sì, ecco. Ecco, io chiamavo esattamente per un aggiornamento, sì, perché stiamo raccogliendo testimonianze interessanti, ma soprattutto perché si è decisi. Fa impazzire il frumento. Anzi, si è deciso opportunamente di classificare con uno standard le identificazioni con questi esseri particolari provenienti dallo spazio profondo. Che esseri? Perché ci sono stati. Stiamo parlando di momenti di esseri. I fufi. Gli UFO. I fufi. Cosa sono i fufi? I puffi. Questa sigla, ormai in adozione, viene detta OGNTS, ovvero sia organismo geneticamente non tipicamente friulano. Ma vabbè, ma scusi. Comunque, per aggiornarvi, abbiamo l'ultima testimonianza proveniente dal territorio gradese, che faceva riferimento ad una comunicazione tramite internet con una creatura dal nome in codice Irina. Irina, ok. Sì, di bionde sembianze e proveniente da una galassia remota, Novosibirsk. No, che galassia è? L'hai sentita? Non lo so, perché qui è Antonio che lo sa. Frumento. La quale chiedeva asilo sentimentale ad un locale a tempato scapolo. Cos'è questa roba? Il suddetto abitante ha accettato di preparare l'accoglienza a questo avvenente organismo, sì, con un accordo di spesa intorno ai 3.500 euro per regolarizzarne l'accesso. Però so, mi due puzza un po' queste cose. Due giorni fa improvvisamente la comunicazione si è interrotta senza la restituzione del favore eurifero. Ok. Un comportamento misterioso da svelare, dunque. Quando? Spero appena mai appena possibile. Bene. Va bene. Mi è arrivata un'agenzia adesso, sì. Sembra chiarito il mistero. In realtà trattasi di una escort russa. Va bene, allora Antonio Frumento, lei ha sbagliato galassia, sicuramente ha sbagliato contatti e secondo me è su un sito particolare. Ultimamente mi prendono abbastanza in giro. Va bene, ok. Grazie che... Antonio Frumento, incredibile. Signori, tra pochissimo ai nostri telefoni anche Aldo Croc, questa è la Radio Pezzi fino alle ore 22. Adesso va la musica. Radio Pezzi. Pezzi su Radio Fantasy.